Salve a tutti e benvenuti sul canale Tessiland. Io sono Andrea e questa è la rubrica del come fare smart. Perché nel come fare abbiamo anche bisogno di sapere come poter organizzare il nostro lavoro. E quindi oggi parleremo degli organizer e dei contenitori. Andiamo a vederli nel dettaglio. Vediamo quindi nel dettaglio l'organizer a 9 scompartimenti, che è un elemento molto molto importante per poter mettere a posto proprio tutta la propria accessoristica in modo da non perdere nulla e avere sempre tutto sotto controllo. Ma vediamolo bene anche nel dettaglio delle dimensioni e delle misure. Allora, questo organizer misura 27 x 21,5. All'interno troverete questi 9 scompartimenti che, come vedete, si aprono con una linguetta e all'interno sono molto capienti per poter mettere i vostri accessori. Un'altra cosa molto molto importante è questa, che nel momento in cui voi dovete levarli, li potete anche mettere uno sopra l'altro e tenerli sul tavolo, perché per l'incastro che hanno, eccolo qui, l'incastro, c'è un incastro, questo che va incastrato così, non si muovono più e quindi li potete mettere anche molto molto agevolmente sul vostro tavolo. È composto da ben 9 scompartimenti che fa in modo di poter inserire tutta la vostra oggettistica nel migliore dei modi. Inoltre, questo organizer da 9 scompartimenti è abbinabile con lo zaino. Infatti poi vi farò vedere la locazione precisa dello zaino. Abbiamo anche un'altra tipologia di organizer, che è quella a valigetta. Eccola qui, con delle chiusure ermetiche, come vedete si staccano, e quindi il prodotto, nel momento in cui voi attaccate queste due chiusure, il prodotto rimane chiuso all'interno senza poter uscire, e nel momento in cui voi l'aprite avete questi scompartimenti che sono divisi da dei pezzi di plastica rigida bianco. Questo fa in modo che se avete bisogno di inserire ad esempio il vostro metro, all'interno non ci può entrare, lo potete semplicemente dividere in altri scompartimenti e poter inserire i vostri uncinetti, i vostri ferri, tutto ciò che occupa questo spazio, che vediamolo bene internamente, è un 31 per 16 questa parte qua. Ma ricordatevi anche che potete utilizzare anche questi due scompartimenti già segnalati in questo modo, dove voi poi richiudete il tutto e avete sempre tutto organizzato nel migliore dei modi. Dove troviamo questi prodotti? Per poter cercare questi prodotti andiamo sul sito tessiland.com, come si vede qui, andiamo su attrezzi e contenitori, e come abbiamo visto c'è tutto da mettere a posto. Ma poi abbiamo anche un altro elemento, che sarebbe lo zaino. Questo zaino all'interno presenta tantissime tasche. Poi ci sono all'interno, possiamo metterci qui le nostre forbici, i nostri uncinetti, ma la cosa più bella è che possiamo mettere i nostri contenitori, e vi faccio vedere bene come. Ecco qui, si mette all'interno, dopodiché si può chiudere tranquillamente con la zip, in questo modo. E possiamo portare con noi tutto il necessario in un comodo zaino, sempre pronti per poter lavorare. Quindi anche questo video è finito. Se vi è piaciuto mettete un like, azionate la campanella, tutte le informazioni le trovate qui sotto, e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!